Amici di Fatti Food, eccoci arrivati, siamo a Caloveto, un paesino della provincia di Cosenza, in Calabria. Seguitemi, vi racconteremo insieme al sindaco, che ho appuntamento con lui, le bellezze di questo meraviglioso paese. Seguitemi. Salve sindaco, grazie per averci accolto. Buongiorno a voi, benvenuti a Caloveto, è un vero piacere ospitarvi quest'oggi. E scopriremo insieme al sindaco quanto è facile o difficile amministrare in un paese come Caloveto. Come no, con molto piacere. Ma soprattutto vi racconteremo le bellezze di questo posto. Andiamo sindaco? Come no. Andiamo. Allora sindaco, perché venire a Caloveto? Ma perché venire a Caloveto? Perché innanzitutto è un bellissimo paese, perché facciamo parte della Sila Greca, che è una storia in sé per sé grande, e poi perché i calovetesi sono delle persone accoglienti, delle belle persone, quindi anche voi conoscerete la bontà del cittadino calovetese. Quando lei dice sono belle persone, perché oltre all'accoglienza col sorriso... Perché definisce proprio questa bellezza? Ecco, raccontiamolo. Ma perché comunque sono delle persone che tengono molto all'amicizia, e come avete avuto modo di vedere nel vostro arrivo in piazza, tantissima gente è venuta a salutarvi e ad accogliervi veramente con cuore d'amicizia, quasi come se foste dei cittadini, dei nostri concittadini, ecco. Da qui proviene la bellezza del calovetese, ecco. Bello, quindi venire in questi borghi antichi, perché noi stiamo girando comunque all'interno del centro storico, questa passeggiata, significa quindi accoglienza, significa ritornare anche un po' alle origini, perché immagino che ci sono tanti calovetesi, ecco, così si chiamano. Sì, calovetesi. Che sono all'estero e magari durante l'estate rientrano. Certo, assolutamente sì, siamo nel nostro centro storico, un centro storico che come amministrazione vogliamo rivalutare e rivitalizzare, perché comunque il centro storico rappresenta la bellezza di un paese, rappresenta la sua storia, e quindi questo, come amministrazione stiamo investendo molto nel nostro centro storico, stiamo partecipando a tantissimi bandi, ultimo quello di pochi giorni fa, insieme ai comuni, ad altri due comuni della Sila Greca, Longobucco e Cropalati, per un bando comune, per un progetto comune, per rivalutare i nostri centri, i nostri centri storici e i nostri paesi. E poi i calovetesi che sono all'estero, assolutamente sì, lavoriamo anche per loro, perché quando vengono a trascorrere i giorni di ferie nel loro paese devono trovare sempre un paese migliore di anno in anno, e questo è l'obiettivo principale come amministrazione che ci siamo prefissi, ecco. Sindaco, ma qui c'è un panorama che è bellissimo, cioè è invidiabile questo panorama. Assolutamente sì, come potete vedere siamo nel cuore della Sila Greca. Noi abbiamo a nord abbiamo la Sila, a sud abbiamo il mare, abbiamo il fiume Trionto che racconta anche le nostre origini di tutti i paesi della Sila Greca, ecco. E quindi abbiamo tante ricchezze che forse non abbiamo saputo valorizzare nel corso di tanti anni passati, e quindi bisogna pensare al futuro, caro Giuseppe, soprattutto in questo periodo, in quest'ultimo anno. A questo punto potrebbe nascere l'idea di un albergo diffuso, se ci sono giovani che sono propensi, no, a investire in queste attività, come dire, creando delle strutture ricettive. Ma nello stesso tempo ci sono tante persone che autonomamente stanno acquistando delle case e trascorrere le vacanze qui a Caloveto. Ci può spiegare meglio come... Sì, ci stiamo lavorando come amministrazione su questa,
su quest'idea di albergo diffuso. In più, che cosa si sta verificando negli ultimi anni? Oltre a tanti concittadini che hanno deciso di investire nel centro storico, ristrutturando oppure comprando qualche casa, abbiamo anche cittadini europei, tipo tedeschi, che non sono originari di Caloveto, tipo francesi, che hanno acquistato case qui, le hanno ristrutturate e puntualmente vengono a trascorrere le ferie estive o invernali che siano all'interno, nel nostro centro storico. Ecco, quindi stiamo riscoprendo e dobbiamo diciamo dar valore a questo nuovo aspetto della vita dei piccoli centri, ovvero che gente non italiana venga a investire qui. Sindaco, lei ha avuto modo di parlare con queste persone, insomma, dalla Germania, dall'Olanda, questi, se possiamo definirli anche turisti in un certo senso, che poi sono ritornati qui per acquistare queste case. Cosa li ha spinti principalmente ad acquistare? Cosa li ha spinti? Penso la bellezza del paese, ecco, magari conosciuto per caso, e poi hanno colto l'opportunità di acquistare casa, ristrutturarla e trascorrere puntualmente le vacanze sia estive che invernali a Caloveto. Ecco. Grazie sindaco. E adesso ci sposteremo davanti alla chiesa, perché c'è già un'altra persona che mi sta aspettando e fra poco scoprirete chi è. Di cui vi parlavo è Don Massimo, vado a trovarlo. Don Massimo, buongiorno. Ciao. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, cosa sì. Cosa stai facendo qua? Cioè, mi hanno detto è sopra, sta creando delle cose nuove, è sempre impegnato, sempre alla ricerca di quello che è come dire, la cultura, la storia. Cosa stai facendo? Sì, qui stiamo arredando una biblioteca, che sarà una biblioteca parrocchiale che verrà di là, e qui un museo parrocchiale. Abbiamo chiesto a Don Massimo anche dell'esistenza di un manoscritto. È andato a prenderlo, ce ne parlerà subito e ci dirà anche quando sarà possibile e se sarà possibile vederlo all'interno di questo museo. Eccolo qua, il manoscritto è questo, è un manoscritto rilegato ed è tutto scritto a mano, in latino. È un romanzo che parla di medicina in realtà, ma è veramente di una bellezza e di un capolavoro senza valore, direi io, ma di un valore storico grandissimo. Sì, sarà esposto, già abbiamo studiato il posto e avrà un suo posto personalizzato, indipendentemente dagli altri libri, ma avrà veramente un suo posto d'onore, se così possiamo dire. Quindi chi verrà potrà veramente godere della sua bellezza e vedere anche, oltre a tutti gli altri oggetti che saranno presenti nel museo, troverà anche questo capolavoro qui. Bene, allora un invito per le scuole, per coloro che sono appassionati, ecco, anche di storie di questo genere, vi invitiamo a venire poi qui a Caloveto. Noi lasciamo Don Massimo al suo lavoro e soprattutto alla bellezza e alla creazione di questo museo. Grazie Don Massimo per averci dato questa occasione. Noi ritorneremo quando tutto sarà pronto. Con piacere, venite. Amici, adesso stiamo per bussare alla prima casa costruita a Caloveto. Cioè, questa è stata una delle prime costruzioni. Pensate, il Palazzo Pirelli. Provo a bussare se c'è qualcuno all'interno. C'è qualcuno? Grazie, sì. Ci aprite? Ma quindi è vero che abita qualcuno qui all'interno? Salve, può venire un attimo. Sono io, Greco Teresa. Sì, lei è la signora Greco Teresa? Sì, da Caloveto. Signora, ma questa... Maria Charlotte da Domenico Greco, signora. Ma questa è la prima casa? Prima casa di Caloveto, Palazzo Pirelli. Questo è Palazzo Pirelli? È prima casa di Caloveto. Ma è vero che in questo palazzo c'era un frantoio all'interno? Possiamo andare a vederlo insieme? Sì. Andiamo, grazie zia Teresa, andiamo. Allora, zia Teresa, qua c'era un frantoio. Un frantoio. Quanti anni fa stiamo parlando? Il primo frantoio di Caloveto. Essere passato un secolo. Ce ne giravano qua di... Oh,
ne hanno macinato lì. Il cavallo si macinava qua prima, non c'era cosa a leggere, questo l'ha girato il cavallo. Addirittura, quindi là c'era proprio l'asinello che girava e faceva girare queste grosse ruote che vediamo. Come si chiamava? Oliva. No, le ruote che vediamo grandi, come si chiamano? Le epress che macinavano l'olio. Zia Tere, possiamo vedere anche cosa c'è da quella parte? Sì, beh, anche se stanno frisco le rufrane, si chiamano frisco, perché se ci mettiamo l'olio va macinato in quella macinella. Girava il mulo, poi se macinavano l'oliva, erano macinate e mettiamo pure baccelli e piavano, io. E mettiamo già i presse, e pintacca, si chiamano presse, e presse degli olivi. E la mettiamo su bacca. Zia Tere, me la raccontate una storiella bella che vi ricorda questo posto, una cosa bella che vi racconta. È una cosa bella perché c'è stata la signora Perelle, è nata un tipo, è trono di questa casa. E quindi la vogliamo creare questo. La signora Perelle che si trova a Roma, ma ci ha lasciato questa bandura, ha detto stato il vostro frantoio, ha detto alle figlie mie, c'era Giovanni. E lavorate lì, mangiate, bevete e niente. Non ti ha pagato nemmeno per la zona, nella mia provincia. No, per la signora, quando ha detto aprile non ha che dire. E a Caloveto non mancano le tradizioni e soprattutto non manca il cibo buono. E infatti in questo momento vado a trovare una zia che sta facendo le salsicce in diretta. Seguitemi. E come vi ho anticipato, sono già all'interno di questa struttura dove trovo zia Caterina, Maria Rosa e la nostra amica Maria Assunta. Zia Caterina, che cosa stai facendo qua questa mattina? Sto facendo le salsicce. Ma dicono che queste salsicce sono veramente buone, perché sono, come dire, di una tradizione, di un metodo antico. Sono 52 anni che abbiamo questo... E fai le salsicce sempre con questo metodo antico. Ma qual è la ricetta buona per fare questa salsiccia così buona? Prima cosa la carne buona, poi il finocchietto, il sale, il pepe che lo facciamo noi, le budelle dei maiali. Tutta roba nostrale. E tanta passione, soprattutto. Se non c'è passione, non c'è niente. Io non è che sto bene tanto di salute, però ho la passione e vengo tutti i giorni ad aiutare i miei figli. Prima che bello. Ora vengo ad aiutare una mano ai miei figli. Che bello, zia Caterina. Senti, ma mi racconti una storiella di quando, ecco, una volta si stava insieme, quando era il momento, ecco, di questo maiale. Era una... Poverino per il maiale, però era una festa. C'era una grande festa, io sono nativa di Longobucco, lo sapete, no? Era allora tutti i miei zii di Longobucco venivano a Caloveto. Insomma, si stava bene con poco, anche quando non c'erano tanti soldi in giro, si stava bene con le passioni. Veniva il nonno Domenico, veniva i miei zii, il nonno, il zio Gennaio, il zio Domenico, tutti i miei zii, parenti, e facevamo una grande festa. Fino alla sera. E adesso tu, zia Caterina, stai tramandando questa, diciamo, questa passione anche alle tue figlie. I giovani, oggi i giovani sono altri, però io tengo sempre a mantenere questa passione. Spieghiamolo, che una salsiccia così fatta a mano è tutta un'altra cosa. Certo. Prima cosa deve essere a roba prima. La materia prima, questa deve essere casereccio. L'altra cosa viene a mano a mano. Va bene, zia Caterina, io ti ringrazio, è stato un piacere passare a salutarti e adesso vado in piazza perché di là mi hanno detto che hanno preparato un sacco di cose per la nostra trasmissione di Fatti Food. Un porcino sciallo, l'ordure stamattina era ghiaccia. Allora zia Caterina, vado subito, non vorrei che arriva qualcuno e mi si prende l'ossicino mio, vado a vedere, ok? Grazie zia Caterina. Simpaticissima zia Caterina. E adesso vado da Paolo, che lui è il delegato al turismo e alla cultura di questo comune. Paolo, finalmente ci vediamo. Grazie per averci invitato, siamo davvero felici. E questi nostri borghi dovranno vivere non solo dell'agricoltura, che è un po' il motore trainante, ma io ho sempre detto da tempo che il turismo rappresenta il nostro futuro, rappresenta il futuro dei nostri territori, dei nostri borghi.
solo attraverso la valorizzazione e la progettazione di tante, attraverso tante iniziative si può puntare a, ad avere una, un ritorno di tante persone che vogliono vivere nel nostro paese, vogliono sentirlo, assaporarlo attraverso tutte quelle sensazioni che di un tempo che ormai si stanno un po' scemando in quello che è il solito turismo di massa. Quindi venire a vivere i nostri borghi significa venire a fare delle esperienze nuove, delle esperienze davvero autentiche che ti fanno un po' viaggiare nel tempo. Qui siamo nella nostra splendida piazza alla quale noi teniamo tantissimo, una piazza di recente ristrutturazione. Abbiamo creato veramente qualcosa di straordinario, perché già a livello architettonico si presenta molto molto bene, è una piazza molto grande, probabilmente una tra le più grandi della Calabria, come intesa come piccoli centri. Ed è proprio qui, in questo centro, il centro nevralgico del paese, dove si svolgono, dove si sono svolte e dove si svolgeranno tutte quelle che sono le attività ludiche, culturali, dello spettacolo, e dove noi d'estate soprattutto abbiamo la possibilità di accogliere in massa, attraverso anche i tanti locali presenti, tutte quelle persone che vogliono sentirsi veramente al centro di un paese. Vogliono vivere soprattutto questa piazza, e speriamo che possano ritornare a vivere questa piazza al più presto, perché con le normative Covid, sperando che questa pandemia finisca al più presto, ecco, si ritorni ad abbracciare tutti come prima. Sì, diciamo che è stato un anno terribile, perché pensa, Giuseppe, anche 2 anni fa, quando tu venni qui per uno spettacolo, noi abbiamo fatto più di 46 eventi nell'arco dell'estate. Abbiamo attirato veramente persone da ogni dove, al di là dei turisti che vengono da fuori, ma anche dai paesi vicini. È stato un'estate fantastica, veramente qualcosa di straordinario che avremmo voluto ripetere con più forza, con più... Però purtroppo quello che è successo non ci ha permesso di poter fare nulla. Speriamo che già nella prossima estate qualcosina in più si possa fare, però è ovvio che dobbiamo tenere duro e comunque mantenere la progettazione sempre attiva per il futuro. Certo, stare vicini soprattutto a queste attività. Ricordiamo che Caloveto è fatto anche di tanta storia, e adesso ci sposteremo alle grotte che sono presenti qui a Caloveto, e abbiamo appuntamento con Roberto Sabatino, che è il nostro amico di viaggio che ci guiderà all'interno delle grotte. Perfetto, ci vediamo magari più tardi. Sì, noi ci rivedremo dopo a pranzo, mi raccomando, rimanete con noi, siamo a Caloveto, un paesino della Calabria in provincia di Cosenza. Allora, grazie Giuseppe, parliamo delle grotte di Caloveto di San Giovanni Calibita. Perché queste grotte? Queste grotte risalgono al tempo dell'editto dell'imperatore iconoclasta
che fece scappare, fuggire dall'impero bizantino d'Oriente, dalle regioni orientali dell'impero bizantino, i monaci che si rifugiarono qui in Calabria e riproposero tutto l'ordinamento e tutta la loro vita qui, scavando delle grotte nella arenaria, nella roccia arenaria. La roccia arenaria garantiva sia una solidità sia la facilità di scavare e di ottenere dei ripari, dei ricoveri, ma allo stesso tempo dei cenacoli, dei cenobi dove poter pregare assieme e dove dedicarsi singolarmente all'ascesi. Nel tempo le grotte furono abbandonate dai monaci basiliani per far posto e per far ospitare successivamente ricovero agli armenti, alle greggi e ai pastori questi posti. Questi posti successivamente quindi furono utilizzati dai pastori dopo l'abbandono dei monaci come rifugio per se stessi, come riparo per gli armenti, come luoghi di conservazione degli alimenti. In più, in alcuni momenti storici furono utilizzati dai briganti come ricovero e anche come luogo dove conservare i loro tesori. Tutta la costa ionica, soprattutto la zona tra Caloveto, Rossano, Corigliano e dintorni, è ricca di queste testimonianze, in particolar modo anche a Caloveto, dove ci troviamo in questo momento. A te, Giuseppe. Insomma, ho lasciato zia Caterina dalla parte, diciamo, dove si stavano insaccando i salumi e mi sono ritrovato al centro di questa piazza, zia Caterina, nuovamente. Ma cos'è tutto sto ben di Dio, zia Caterina? Tutte cose del maiale, roba buona, mangiate, tranquille. Voi potete stare tranquilli che queste sono... Tranquilli, potete stare. È tutta roba nostrale. Grazie. Pensate, per Fatti Food quante se ne sono inventate per dirci non mangiate cibo spazzatura. Cerchiamo di difendere il Made in Italy, il Made in Calabria. È vero, sindaco, perché solo dove ci sono posti dalle bellezze paesaggistiche, dalla natura incontaminata e dove c'è il cibo buono, si può trascorrere una bella vacanza. Assolutamente sì. E ritorniamo all'inizio del nostro ragionamento, l'accoglienza che si ha. Qui abbiamo storia, tradizione ed è rappresentato tutto in questa bellissima tavola di prodotti tipici, prodotti biologici, prodotti naturali. Ecco, forse proprio la nostra naturalezza, la naturalezza del calovetese attrae la gente a venire qui e speriamo che sia sempre un continuo aumentare di gente che venga nella nostra Calabria e nei nostri paesi e nella nostra Caloveto. Grazie sindaco, intanto che noi prepariamo anche un brindisi, così ci salutiamo. Io vi faccio salutare l'organizzatore anche di questo meraviglioso, diciamo, tavolo di benvenuto. E dietro a questi prodotti c'è anche tanto sacrificio da un'azienda che comunque, come diceva zia Caterina, oltre alla passione c'è l'impegno e la volontà di... Tanto lavoro, sì, e sacrifici. Da quanti anni fate questo lavoro? Noi siamo come macelleria dal 69, 52 anni. A maggio compie 52 anni la nostra macelleria. Bene. E noi stiamo mandando avanti la tradizione dei nostri genitori. Avete bambini, avete figli? Io 5, poi i miei fratelli 3, un altro 4 e un altro 2. State dicendo ai bambini che bisogna partire proprio valorizzando quella che la nostra terra ci offre, l'agricoltura, l'allevamento? Come no, loro vivono con noi questa bella esperienza, quando possono vengono anche in azienda e passano delle bellissime giornate. Grazie. Con la natura e tutto. La Calabria è fatta di agricoltura, di allevamento, se vogliamo portare il grande turismo per visitare i nostri posti, sindaco, è vero? Assolutamente sì, penso che siano i nostri punti di forza e noi dobbiamo puntare su questo, sull'agricoltura, specialmente nei paesi e nelle zone che sono ad alta densità di agricoltura. Qua abbiamo rappresentato praticamente tutto, abbiamo l'olio che viene fatto nei nostri ulivi, abbiamo i maiali che vengono allevati e nelle nostre terre, abbiamo formaggi, abbiamo ceci, abbiamo uova, cioè qua abbiamo veramente la salute è impersonificata in questo tavolo e in questa bella realtà che è Caloveto. Ecco. E adesso ho capito perché gli olandesi, i tedeschi e i francesi stanno anche acquistando qui le case e trascorrere una giornata in relax.
Beh, a questo punto non mi rimane che augurarvi un buon appetito, ma zia Caterina, tu me lo consentirai? Aspetta un attimo. Signori, buon appetito. Grazie a tutti per averci seguito.